Altro giro, altra vittoria. Il cammino del Teramo continua inesorabile anche nella serata, quella di Ancona, nella quale il Diavolo porta a casa 3 punti di fondamentale importanza in una partita difficile, sofferta, e che risolve il guizzo di Riccardo Barbuti quando ormai in pochi ci credevano. Perché i biancorossi giocano male, un deciso passo indietro rispetto a sabato contro la San Benedettese, ma riescono comunque a guadagnare su tutte le dirette concorrenti. L'infrasettimanale e il Del Conero per una volta diventano alleati della formazione di Ugo Lotti, che si issa a 34 punti in classifica e comincia a intravedere lo striscione del traguardo finale. E dire che l'Ancona, fanalino di coda e con tanti problemi ancora da risolvere, ce la mette tutta per rendere difficile la vita al Teramo, con Frediani che regge praticamente da solo e da esterno tutto l'attacco dorico. L'ex aquilano si propone, si fa vedere e come al 43esimo rischia di portare in vantaggio i suoi con il colpo di testa in tuffo, sul quale peraltro c'è una netta spinta di Sales, che però Panarese giudica regolare. Il Diavolo fa fatica e si vede, il terreno di gioco non perfetto non dà una mano e l'11 di Tiziano De Patre, ieri squalificato, prova a portare delle insidie dalle parti di Narciso. Anche nella ripresa, con volta né da fare, il cui traversone non è controllato da un deludente Paolucci. Ma è al 58esimo che Ugo Lotti pesca il jolly dalla panchina, fuori Fratangelo, dentro appunto Riccardo Barbuti, che a novembre risolse un Ancona Lumezzane con un suo gol. L'attaccante ci prova subito in spaccata, ma senza fortuna. L'Ancona va vicino al vantaggio al 73esimo quando Voltan trova il corridoio per Frediani, ma il diagonale è troppo debole e troppo poco angolato per far male al Diavolo, che 4 minuti dopo ha il sussulto vincente. Azione costruita in ripartenza sull'asse Speranza, Spighi Barbuti, contropiede talmente fulmineo da prendere di sorpresa la retroguardia di casa, con la punta che passa tra Frediani e Barilaro e scarica in porta il gol vittoria. È una liberazione anche per i 200 tifosi del Diavolo, mentre sul fronte opposto monta la contestazione per un ultimo posto e una deriva societaria che sta portando l'Ancona di nuovo tra i dilettanti. Il Teramo prende e porta a casa la terza vittoria nelle ultime 4 gare. In 18 giorni, dal 6-0 al Gubbio del 19 marzo alla serata del Conero, il panorama in casa biancorossa è cambiato radicalmente. Ugo Lotti sta perfezionando un miracolo sportivo che dopo la sconfitta con l'Albino Leffe pareva impensabile. Merito suo e di una squadra sempre più convinta che la permanenza in Lega Pro sia una missione assolutamente possibile. Ma io ho sempre detto che questa squadra ha i numeri per potersi salvare. È normale che dovevamo fare un percorso diverso da quello che avevamo intrapreso, perché avevamo fatto sotto la mia gestione 2 partite, 4 punti, poi 3 sconfitte, adesso siamo in serie positiva, è normale che con i 3 punti si fa presto a scavalcare posizioni, però per arrivare a 42 punti ancora ne manca di strada, di conseguenza dovremmo essere ancora molto bravi. Ho visto partite in cui l'Ancona ha perso in casa col Pordenone dove non meritava di perdere, ha perso in casa col Sud di Rod dove non meritava di perdere, perciò se le altre squadre che stanno davanti a noi vincono le partite sporche non vedo per quale motivo ci dobbiamo vergognare noi. Questo che mancava allora al Teramo? No, al Teramo mancava la convinzione, perché è una squadra che ha delle buone caratteristiche, e mancava quel pizzico di fortuna, perché senza quella non vai da nessuna parte, perché è inutile riconoscere che oggi quel pizzico di fortuna è stato dalla nostra parte. Però bisogna andarla anche a cercare con il lavoro settimanale, questo è un gruppo che da 2 mesi, da 1 mese e mezzo a questa parte sta lavorando molto sodo.